Ciao amici, vediamo come fare questo meraviglioso pane integrale con farina di segale, con fiocchi d'avena, vedete? Sono dei fiocchi che ho preso in Alto Adige insieme alla segale. Poi ho messo la farina integrale e un po' di zero. Bene, ho preparato tutti gli ingredienti, la mia pasta madre che ho sciolto con un po' una parte dell'acqua che ho preparato, metto tutte le farine, le vado a miscelare, ci metto anche, non tutti, un po' di fiocchi d'avena, però se volete potete metterli alla fine dell'impasto, io li metto insieme, anche se si rompono un pochino non fa niente. E metto tutto in autolisi, comincio a mettere l'acqua piano piano, mescolo. Aggiungo mano a mano l'acqua un po' per volta, la faccio assorbire e poi ne metto un'altra po'. Ho messo 350 grammi di acqua, però se serve potete aggiungere anche un goccino in più. Calcolo dall'inizio che ho inserito l'acqua, mezz'ora. All'incirca, poi se è di più va bene, anzi meglio. Ok, una volta aspettato il tempo, aggiungo la pasta madre, metto ancora un po' d'acqua. Ok. Finito il periodo dei panettoni, dobbiamo metterci un pochino a dieta, quindi questo pane è indicato per la dieta. L'ideale sarebbe farlo proprio tutto integrale, con segale, anche con farro, perché no? Io adesso mi trovavo queste farine, così le finisco di usare. E vado con la planetaria e inserisco tutta l'acqua. Quello che è rimasto almeno. Ok. Qui come al solito faccio dei tagli, ma fate girare una decina di 10-15 minuti anche. Non serve far girare tantissimo per il pane. Aggiungo il sale, mezzo cucchiaio. Metto anche un po' di malto, visto che me lo trovo. L'avevo preso per i panettoni perché sennò di solito non lo uso, però metto mezzo cucchiaino. Giriamo ancora. Ed ecco qua. Direi che è pronto. Bene, tiro fuori l'impasto. Ho oliato il contenitore dove metterò il mio impasto. Poi a lievitare. Ok. Lo tiro fuori. Lo metto nel contenitore e faccio un giro di pieghe, faccio un po' di pieghe. Così. E poi lo lascio riposare. Almeno mezz'ora. Lo lascio rilassare. E adesso, prima di metterlo in lievitazione, faccio un altro giro di pieghe, ma lo faccio sul piano di lavoro. Faccio proprio le classiche pieghe a tre. Soltanto un giro. Bene, una volta fatte le pieghe, lo rimetto nel contenitore e lo lascio lievitare fino al raddoppio. E qui a Roma sta facendo ancora caldo, quindi mi ha raddoppiato nel giro di 3-4 ore, anche se siamo in gennaio, la temperatura è alta e quindi ha lievitato tanto. Quindi voi vi regolate a seconda delle vostre temperature. Lo riprendo,
Lo riprendo e qui faccio un giro di pieghe sul piano di lavoro prima di andare a fare la formatura. Approfitto mentre faccio questo giro di pieghe per ringraziarvi, amici, perché vedo che stiamo crescendo, abbiamo superato alla lunga i 2000 iscritti e sono molto molto contenta. Vi ringrazio anche dei complimenti, ma siete troppo buoni. Io ho imparato piano piano insieme a voi con i miei errori, poi con l'esperienza piano piano si riesce a fare tutto. Certo, anche leggendo, seguendo anche il gruppo di cui faccio parte, Nuvola, un amore di pasta madre, possiamo imparare tantissime cose. Bene, una volta fatto riposare l'impasto la solita mezz'oretta, lo allargo e lo divido, ci farò due pagnottelle. Se volete potete farne soltanto una oppure un filone, ma io per l'integrale preferisco tagli piccoli. Ok, lo allargo. Scusate, ho dimenticato di fermare il piano di lavoro. Ogni tanto mi scappa. Bene, formo la pagnottina. Porto i lembi al centro. Così. Arrotondo, pirlo un pochino. Ed ora con la vena che mi è rimasta vado a bagnare la pagnottina. Vedete, la giro. Così si attaccano bene i fiocchi d'avena. Ce ne metto tanti. Quindi li sto mettendo prima dell'ultima lievitazione. Così si attaccano per benino, altrimenti se li mettiamo alla fine si staccherebbero. Senza acqua, senza niente. Preparo anche l'altra. Ok, faccio la stessa cosa alla seconda. Ok, attacco anche qui i fiocchi d'avena, calcolate, forse ne ho messi un pochino troppi perché avevo messo 80 grammi, dentro ne ho messi all'incirca 40-50. Il resto, ecco, li ho usati per mettere sopra. Ok. Ci siamo. Ne metto altri pochini. Ed ora li sistemo dentro un cestino, un contenitore, e aspetto che raddoppino di nuovo. A me non ci è voluto molto, credo all'incirca 2 ore, 2 o 3 ore. Regolatevi sempre con le vostre temperature. Dopo che è raddoppiato, pratico il taglio. Il forno è già a temperatura 240. Faccio un taglio centrale così semplice e in forno con il pentolino di acqua. Eccolo qua. Dopo 45 minuti è pronto. Ho abbassato dopo i primi 20 minuti a 220, poi a 200 e poi a spiffero. Non sono molto grandi le pagnottine, quindi dipende dai tagli che avete fatto. Bene, il profumo è molto invitante, quindi abbiamo tagliato che era ancora tiepido, ma il taglio va fatto freddo, come sapete. È molto buono, io direi che è riuscito molto bene. Ora vi faccio vedere anche i tagli del giorno dopo. Eccolo qua. Eccolo, questo è il taglio il giorno dopo. Vedete com'è ben asciutto. È bellissimo, io direi che è bellissimo. Bene, amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!